magazzino ideale è un magazzino orizzontale, dove i prodotti escono dal fine linea e non devo metterli a nessun livello, perché tanto poco ci staranno nel magazzino. Anche perché ormai le personalizzazioni, come abbiamo detto, ma anche il fatto di essere diventati ormai azienda co-packer della grande distribuzione, dove previsioni, dove stock sono quasi impossibili su un prodotto fresco. Diciamo che non facciamo rilavorazioni, diciamo che però siamo arrivati a un punto tale di personalizzazione che ormai fine linea sono diventati tutti manuali. Cioè eravamo partiti con dei fine linea, con i palettizzatori, con tutti i sacrismi, ci troviamo adesso a dover fare tutti i codici a mano, perché il prodotto è sempre quello, ma ogni cliente ha un cartone diverso, una quantità per cartone diversa, un'etichetta sul pezzo diversa, un'etichetta sul cartone diversa. Quando si parla del prodotto fresco, difficilmente va via a pallet completi. Ormai la grande distribuzione, ed è l'altro tema a cui volevo legarmi, ormai ci sta chiedendo sempre di più di andare in ventilazione, in cross-docking. Quindi se una volta gli ordini, il classico era la per C, la per D, adesso stiamo andando sulla per A. Quindi che cosa possiamo fare noi come previsione quando la grande distribuzione non ha previsioni, perché aspetta l'ordine del singolo negozio per riuscire a fare l'ordine al fornitore. La nostra azienda, che per chi ha già avuto modo di conoscermi, è un'azienda che è molto improntata sull'insourcing. Non perché pensiamo di essere belli e bravi, ma è un'azienda che nel tempo ha costruito sulle persone dell'azienda, quindi anche in magazzino di fatto chi gestisce il magazzino sono dipendenti. Ovviamente stiamo anche noi prendendo persone esterne per le personalizzazioni, perché per ovvi motivi lì ci vuole flessibilità, bisogna lavorare 6 giorni su 7, a volte per riuscire ad evadere gli ordini abbiamo bisogno di un turnover delle persone, che ovviamente con personale di dipendente diventerebbe difficile, specialmente nei picchi. Con l'informatizzazione alla fine io ho bisogno di persone che non devono fare granché, è il sistema che gli dice cosa devono prelevare. Qual è il valore aggiunto invece che vediamo noi, che vedo io? Di avere persone che invece conoscono il prodotto, conoscono i clienti e quindi abbassano il rischio di errore sul cliente, riescono a seguire il cliente, a dare al cliente il servizio che il cliente chiede. Dovevamo rinnovare il picking del latte fresco a Peschiera Borromeo, il sottoscritto ha chiesto al direttore della logistica di una di queste catene se poteva fare la notte presso il loro CEDI dell'ortofrutta. Quindi ho passato la notte con l'ortofrutta, ho visto come veniva fatto il cross-docking dell'ortofrutta, copia, incolla, perché è molto simile il cross-docking del latte fresco, devo dire che ci ha portato un'efficienza insperata.